Oggi è il giorno più bello della mia vita perché in libreria finalmente è uscito. Non è questo, no, scusa, è uscito. Ho messo, eccolo qua. Ah, è uscito VIP. Nino Frassica, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere enorme averti qui con noi e poter parlare di questo libro straordinario, divertente, un libro comico che in qualche modo ti vede nella veste di scrittore. Non si tratta tra l'altro del tuo primo libro, ma siamo a Uno, 10. Questo però è il primo che fai con Einaudi. Ma questa vena da scrittore, come mai? ma questo non è di fare un libro, è come mai, però scrivo da sempre, dalle elementari, scrivevo, disegnavo, facevo, è un modo per esprimermi e poi in questo caso l'ho fatto per fare un libro umoristico e mi sono divertito a farlo. Un libro umoristico, dici tu, e che in qualche modo ci ha dato la possibilità di vedere i VIP con queste due P sotto un altro punto di I vista. protagonisti sono loro, i VIP. Noi, anzi siamo noi. Ma la scelta di questi VIP, c'è Gianni Morandi, Terence Sono Hill, tutti, Flavio i VIP sono Insigne. tutti. Se ne manca qualcuno, io lo aggiungo in segreto, vado in libreria, se mi viene in mente, ah, mi sono scordato di Katia Ricciarelli, vado e l'aggiungo. No, Katia Ricciarelli c'è. Ma chiunque, se mi viene in mente qualcuno che non mi ricordo, lo aggiungo appena. Ma Così. c'è un motivo per cui hai deciso proprio di parlare dei VIP? Ma perché il motivo preciso è perché mi divertivo, perché ne conosco così tanti, perché diciamo, il campo è vasto e quindi potrei farne anche altri cinque libri parlando di loro, quindi c'è tanto da dire e mi sono divertito a sfrugugliare. A sfruculiare del libro dedicato, dice, a quelle persone che non mi chiederanno mai perché dico veritane anziché verità. Ma che cosa sono le veritane? La Sì, veritane la veritane. è qualcosa in più della verità, che c'è la verità e la sanno tutti, la veritane è per pochi, è un motivo di originalità, veritane, Veritane, quindi quel qualcosa in più che gli altri non possono chi sapere. se lo può permettere, sono pochi, Tutta la verità, nient'altro che la verità, insomma. veritane. Veritane, la veritane. Ma la parola VIP con due P, dici che prendi in giro un po' le star, ma anche prendi in giro un po' te stesso, quindi questa seconda P è anche per questo motivo? Certo, no, la seconda P è per rafforzare, perché VIP è più aggressivo, VIP con una sola P è moscio, invece VIP è una freccia, VIP è più, significa di più, perché il VIP quando diventa VIP poi si fa sentire, si fa notare, anzi è VIP solo perché si fa notare, se Ah, no, se uno non si fa notare, che fa il VIP, che sta a casa, che VIP è? Il VIP deve uscire. Deve manifestarsi, deve farsi vedere. ma tu dici VIP che vanno alle feste, che si E divertono, quelli però sono certi. in questo momento mi sembra un po' complicato. Guarda che le fanno segretamente, si fanno le feste. E comunque parlo di feste che ho visto, feste del passato, però ne ho viste di feste, le ho raccontato. Ma è vero che i VIP appunto frequentano spesso queste feste, che è un loro modo anche di essere, assolutamente? Dopo tanta fatica sono diventati VIP, adesso vanno a sfoggiare i vestiti, il loro sapere, le loro opinioni, perché sono opinionisti. Quei VIP sono opinionisti, devono dire la loro su tutto, anche in campi dove non sanno niente. Ma tra i tanti VIP di cui hai parlato, ce n'è qualcuno che, dagli artisti, dai personaggi della TV, dai cantanti, ai giocatori di calcio, qualcuno con cui c'è magari un feeling più particolare che è anche magari umano, no? No, tutti Io li ho uguali. trattati tutti alla stessa maniera, tutti alla stessa. Sono stato imparziale, ho raccontato le loro avventure, le loro malefatte, tutto quello che fanno, come si comportano, che dicono, e quindi sono stato equo, tutti amici, anche perché nel mondo dei VIP siamo tutti amici, anche quelli che si accoltellano sono amici, si baciano, si salutano, amore mio, e poi dopo non è che è vero, non è che sia vero. Insomma, l'amici e vadditi si dice dalle Esatto. parti nostre, in Sicilia è un nostro slogan.
slogan, un nostro proverbio. Parli anche della possibilità di fare dei nuovi reality, che adesso è da un po' di tempo la nuova moda, però tu hai dato una visione anche un po' più divertente sempre, più comica. Io essendo del mestiere, sapendo tutto, essendo anche direttore e vice direttore di un giornale, un settimanale, come Novella Bella, io so anche in anticipo le prossime programmazioni, io so che faranno nuovi reality e nuovi talent, e quindi ne ho pure parlato. Ma in questi nuovi... Perché poi dai reality nascono i VIP, arrivano molti nuovi VIP, arrivano tutti dai reality. Ogni partecipante al Grande Fratello è un VIP, quindi il Grande Fratello già sono 13, ogni Grande Fratello ci sono almeno 20 VIP, 20 per 13 farà 600. Quindi quanti VIP? C'è proprio una crescita esponenziale così. Esatto. Ma i tanti giovani che invece vorrebbero fare questa carriera, un po' tu gli consigli di fare come sempre racconti nel libro, perché c'è una cosa carina, se mi posso permettere di raccontare, il provino a quelli della notte con Renzo Arbore, dove ha interpretato, a parte i cani che randaggi che facevano quando litigano, poi anche la poesia La Vispa Teresa e poi Nuvole in calzoni di Majakowski, però nella versione di Carmelo Bell. Cioè, bisogna fare questo adesso, i ragazzi che ci stanno ascoltando e sono tanti, cioè che consiglio gli possiamo dare? Come fare un provino? Per diventare VIP o per diventare attore? Perché è diverso. Basta farsi notare, tirare una torta in faccia a qualcuno, fare anche uno sgarbo, inventarsi di essere figlio di Don Mazzi, figlio segreto di Don Mazzi, per esempio. Io sono figlio segreto di Don Mazzi. Anche se poi non è vero, intanto quello diventa famoso. Quindi per diventare famosi e conosciuti è più facile, però per diventare attori là il discorso si fa serio, perché poi alla prima poi uno può essere raccomandato, ma quando poi sul set non funziona viene spesso poi cacciato. E quali sono i consigli che allora tu vorresti dare a chi vuole fare l'attore? L'attore deve studiare, deve capire cosa sa fare meglio e insistere, specializzarsi in dei ruoli e cercare di farsi notare. Ma si fa notare uno con la bravura. Poi sul campo, se hai la fortuna di fare una fiction o un film, ti devi fare notare in quell'occasione, devi mostrare che sei forte, così ti richiamano. Perché c'è bisogno dei bravi. Quindi se non è bravo, lo si scrittura. Ma tu li segui questi talent dove ci sono tanti giovani che poi in realtà sono diventati anche molto molto famosi, ma che hanno dimostrato di essere bravi? E cosa ne pensi? Sono una vetrina importante? Ti danno comunque la possibilità, un trampolino di lancio? È un modo come un altro, come anche a Miss Italia. Partecipare a Miss Italia non serve solo la bellezza. Partecipare a un talent serve solo la presenza, lo spirito. Però sono vetrine che poi dopo qualcuno... noterà, e se uno ha già le carte per poter lavorare va benissimo. Quindi io consiglio anche questi mezzi, se però c'è talento, se è solo vanità o perché passione ma non c'è talento, meglio starsene a casa. Ritornando a parlare di nuovo del tuo libro, e quando il lettore si trova poi a sfogliare le pagine, cioè tu da autore che messaggio vuoi trasmettere, che cosa desideri, che effetto vuoi che il lettore abbia? Cioè hai un'aspettativa su questo libro? No, io voglio solo che rida, perché ci sono delle cose surreali, che faccia un viaggio così complice, e sapendo che non è vero niente, che quindi si diverte a ridere sui difetti veri, però. Cioè, non c'è niente di vero, ma i difetti dei VIP ci sono, però. La superficialità, la vanità, il pressappochismo, l'impreparazione. Cioè, i difetti ci sono. I difetti sono veri, però quello che racconto naturalmente è fantasia, è solo per far ridere, per avere l'effetto comico. A proposito di difetti, ce n'è uno, facendo un'autoanalisi, che ti riconosci di avere? Io? E che vuoi svelare a noi, tra l'altro. Sì. No, difetto da VIP non ce l'ho, perché sono poco... No, come VIP sono poco VIP, perché nella realtà frequento poco le feste, poco incontri, poco vita mondana. Quindi, però come VIP, il VIP deve uscire... Per essere un buon VIP dovrei uscire di più.
Come attore mi rimprovero invece che forse faccio. Dovrei studiare di più, diciamo. Invece un pregio? Un pregio che studio poco. No, un Quindi... pregio è che sono alla ricerca del nuovo, dell'originalità. Quello mi piace di me, che sono alla ricerca di qualcosa che sia inedita. E a proposito quindi di novità, adesso c'è questo libro VIP, ma già stai pensando a qualche altra cosa per il futuro, sperando che insomma con la pandemia in corso le cose migliorino e quindi magari si ritorna anche Ma a io fare una vita come prima. tutte le volte che faccio un libro penso 10 cose, 10 titoli, 10 storie, 10 possibilità, alla fine faccio l'undicesima. Cioè, quando certo, improvvisamente ne arriva una che supera tutte, vince il migliore, secondo me. E nel migliore qual è in questo caso? Questo ci sono dei papabili argomenti sui quali scrivere, trattare, però poi alla fine vincerà un'altra cosa che magari ancora non ci ho pensato. Noi veramente ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Speriamo anche voi. di poterti rincontrare in presenza, non attraverso un monitor, e che le cose possano migliorare. Grazie Volentieri, ancora, Nino volentieri. Frassica. Ciao, Grazie ciao. mille. Ciao, grazie.